Buongiorno, buongiorno a tutti. Prego, accomodatevi. Con alcuni di voi ci siamo visti l'altro giorno in occasione di un corso di aggiornamento professionale che abbiamo tenuto in biblioteca, ma è un piacere rivederci. Consentitemi un saluto particolare alle studentesse e agli studenti del Liceo Meridionale di Avellino che sono seduti in fondo alla sala, accompagnati dalla loro docente, e con i quali noi abbiamo in corso, la biblioteca ha in corso di attuazione un progetto di alternanza scuola-lavoro che riguarda la sistemazione e la catalogazione della loro ricca biblioteca scolastica. Poiché sono molto bravi, mi fa piacere che siano presenti quasi tutti quelli che partecipano al corso, al progetto di alternanza scuola-lavoro. Magari in fine di giornata, senza prendere troppo tempo, abbiamo pensato di dedicare una brevissima sessione agli interventi da parte del pubblico. Mi sembra che qualcuno dei ragazzi dell'Imbiano si sia reso disponibile a portarci brevemente la sua esperienza, noi lo ascolteremo molto volentieri. Benvenuti nel Salone degli Arazzi del Palazzo Baziale di Lorino, dove ci ritroviamo a distanza di esattamente 2 anni, perché era il 10 di ottobre 2015, quando eravamo qui più o meno nella stessa platea, e presentammo il catalogo delle nostre edizioni del 500. In quell'occasione, devo dire un po' avventatamente, facemmo una promessa, o perlomeno lanciamo l'idea che avremmo lavorato anche sui libri del 400, per la verità senza avere idea di quanto tempo ci voleva per fare questo lavoro. Poi per fortuna ci siamo dedicati alla catalogazione dei libri del 400 a tempo quasi pieno, per cui soltanto in 2 anni siamo riusciti a portarlo a compimento, ed è questo il motivo per il quale ci troviamo oggi qui, perché vi presentiamo il catalogo a stampa dell'edizione del 400 della Biblioteca di Montevergine. Come fu per l'occasione di 2 anni fa, chiedemmo ospitalità alla congregazione di Montevergine di farci utilizzare questo splendido salone degli Arazzi, perché ci sembrava un luogo commisurato, diciamo, all'importanza dell'evento. Abbiamo rinnovato questo invito anche quest'anno, e il abate di Montevergine, il padre abate Riccardo Guariglia, ha aderito di buon grado. Quindi, prima di tutto, passiamo la parola al padre abate Guariglia per un saluto. Buongiorno e benvenuti a tutti. Faccio subito un richiamo al dottor De Falco. Non hanno chiesto il permesso per... Voi siete di casa, non c'è bisogno di chiedere il permesso. Comunque mi ha preceduto, dicendo, 2 anni fa stavamo qua quando abbiamo presentato quel prezioso volume sulle 500 della Biblioteca di Montevergine. A distanza di 2 anni e oggi presentiamo, i curatori presenteranno gli incunabili dell'abbazia, della biblioteca di Montevergine. Abbiamo fatto un poco a rovescio, no? Come si suol dire, perché di regola devono uscire prima gli incunabili e poi le cinquecentine, però non va, l'importante è che si lavori, ecco. E io devo ringraziare tutto lo staff della Biblioteca Statale di Montevergine, perché veramente, come ho potuto scrivere anche nella presentazione, possiamo dire che noi abbiamo monaci e monache laici, ecco, che si interessano proprio di questo patrimonio culturale che i nostri padri ci hanno lasciato. Ed è bello vedere come lo fanno con passione tutti, dal dottor De Falco fino all'ultimo arrivato nella nostra biblioteca, che è come una dei fiori all'occhiello dell'abbazia di Montevergine, la biblioteca statale. Abbiamo avuto in passato grandi direttori che tutti abbiamo conosciuto, e quello che mi sento dire oggi, prima di tutto grazie veramente di cuore, perché se la Biblioteca Statale di Montevergine oggi continua a avere la sua importanza, scusate per la voce, sono un po' raffreddato,
E grazie a questi, a queste, al nostro personale, a questi, come posso dire, esperti di cultura che non solo custodiscono quello che è il nostro patrimonio, ma cercano anche di farlo conoscere non solo qua in Irpinia, ma anche un po' in tutta Italia. Quindi grazie stamattina, il mio grazie va soprattutto a loro, a tutto il personale, e grazie a voi che avete partecipato. È bello vedere come anche la scuola, quella presentata dall'Istituto Magistrale, è presente, cercare di dare ai nostri giovani un bagaglio culturale anche locale del territorio è una cosa molto importante, perché delle volte rischiamo che i nostri giovani vanno fuori non conoscendo quello che sono, quello che è il patrimonio dove vivono tutti i settori. La stessa cosa succede sopra al santuario quando vengono in visita al museo, e ogni volta ci dobbiamo sentire dire: ah, ma qua avete queste opere, avete, ah, ma che belle cose avete, non lo sapevamo. Ecco. E quindi partire dal territorio dove si nasce, dove si cresce, ma soprattutto dove si educa anche a quella che è la bella cultura. E la bella cultura, dobbiamo dircelo, non è che voglio tirare acqua al nostro mulino, è stata creata proprio e tramandata grazie ai monasteri che si trovano in tutta Italia. Grazie della partecipazione. Ringraziamo il padre Abate Guariglia, che è persona sempre molto attenta alle attività della biblioteca, ben oltre il suo ruolo di conservatore, il ruolo istituzionale di conservatore del Monumento Nazionale di Monte Vergine e anche della biblioteca. Lui è presente, come appunto ha testimoniato nel suo intervento, e partecipa a tutte le attività della biblioteca. Questa è una cosa molto importante. La città di Mercogliano, nel cui territorio ricade l'abbazia di Palazzo Abbaziale di Loreto e la biblioteca, è rappresentata in sala dal sindaco Caruca, al quale noi sicuramente adesso passiamo la parola per un saluto. Grazie. Posso parlare? Voglio alzare un po' la conoscenza. Buongiorno a tutti. Padre Abate, grazie. Grazie perché lei ci dona ancora una volta la possibilità di essere presente in questo cenacolo della cultura benedettina. E la presenza degli alunni delle nostre scuole, quindi dei nostri discenti, un momento arricchente che le premetto, verrà allargata anche ad altre scuole, perché ho parlato con i presidi, quale sindaco della città di Mercogliano, di altre istituzioni scolastiche, soprattutto delle scuole superiori, per cui avremo adesso una continuità, perché ha ragione Sua Eccellenza l'Abate, il più giovane abate della congregazione benedettina, conoscere queste ricchezze che il Palazzo Abbaziale di Loreto e il Santuario di Monte Vergine offrono alla nostra città, che questo è un luogo preziosissimo, alla provincia, alla regione, al Mezzogiorno d'Italia, rappresentano ricchezze di valenza straordinaria. Ritornando all'oggetto dell'argomento, mi è piaciuto che l'abate ricordava nella sua presentazione la giornata piovosa di 2 anni fa, l'impegno che si è materializzato rispetto a quello preso 2 anni fa, da parte, se mi consentono di usare queste espressioni, il dottore Di Falco e la dottoressa Battaglia, figli spirituali e culturali di Don Placido Tropeano, medaglia d'oro alla Presidenza della Repubblica, che sottolineano anche praticamente nelle loro prefazioni, a cui insomma va sempre un mio legame particolare, perché con orgoglio ho avuto l'onore di concedergli anche io la medaglia d'oro della nostra città, quindi è un motivo d'orgoglio che voglio sempre testimoniare, ricordando che ha fatto praticamente il nostro padre abate. E a Don Geraldo, che dice nella sua presentazione: beh, io 2 anni fa non c'ero, ma poi è il papà, in qualità di direttore di biblioteca su delega del padre abate, di questo lavoro che oggi vi apprestate praticamente a presentare, l'incognito, l'importanza praticamente della città, che noi vogliamo sottolineare
anche quell'importanza sul territorio, e quindi mi avvio alla conclusione, attraverso delle iniziative comuni che ci vedremo impegnati, lo voglio già dire qui alla platea, nel prossimo POC della campagna attraverso un protocollo d'intesa che è stata fatta con la congregazione benedettina e attraverso delle iniziative non solo culturali ma anche di natura sportiva che avranno una caratterizzazione mondiale e che poi avremo modo di prossimi incontri praticamente di poter parlare. A Padre Abate, con cui voglio concludere, vorrei ribadire ancora una volta, dopo questa estate che ha visto la nostra montagna gravemente ferita, anche la consapevolezza che la vostra presenza sul territorio, oltre alle nostre 40 telecamere, rappresentano una vigile, diciamo, osservanza di fenomeni che assolutamente vanno condannati. L'ho detto, lo voglio ribadire, chiedo scusa a Padre Abate se lo ribadisco, l'ho detto al TG1 della RAI, lo voglio ribadire in questa sede, perché come ha detto Sua Eccellenza il Vescovo ieri, il 1 settembre, della celebrazione con Sua Eccellenza Padre Abate, chi attenta a una montagna della fede che porta al santuario della fede fa un peccato che evidentemente, voglio dire, non è, insomma, scusabile, ma è assolutamente censurabile. Ma noi andremo avanti e sapremo far rinascere in maniera forte, determinata e spirituale questa montagna della fede che porta la nostra Madonna di Montevecchia. Grazie per trattare per noi. La natura è più forte dell'uomo perché vi dite le risposte che ha dato da qui a poco. Si sta riprendendo. Grazie. Voglio dire l'ultima cosa al sindaco. 3 anni fa ero l'abate più giovane, quando sono stato nominato. Adesso ci sta, non sono più l'abate più giovane, né tantomeno l'ordinario più giovane, perché l'altro giorno Papa Francesco ha nominato un vescovo di 49 anni. Quindi è a San Paolo fuori le mura c'è l'abate che ha 6 mesi prima di me. Allora facciamo così, è tutto. No, 6 mesi dopo. No. Facciamo gli auguri al Padre Abate perché mi sembra che il giorno 18 ottobre ricorre il 3° anno della sua ordinazione all'abbazia di Montevecchia. Quindi sono stato... A parte l'età anagrafica, ciò che conta è lo spirito battagliero dell'abate Guariglia è riconosciuto ovunque. Grazie al sindaco di Mercogliano che non ha sempre parole non rituali, perché è stato ed è un amico della biblioteca di Montevergine, anzi quando ha potuto in passato disporre di fondi comunali ha manifestato in maniera tangibile, concreta il suo sostegno alla biblioteca di Montevergine. Ad esempio penso al nostro OVAC, il catalogo online, la cui pagina iniziale si deriva appunto ad un finanziamento del Comune di Mercogliano di numerosi troppi anni fa ormai. Bene, 2 anni fa, giusto un mese dopo la presentazione del nostro catalogo delle 500, che cade in ottobre, il nuovo direttore della biblioteca di Montevergine, padre Gerardo Di Paolo, a novembre 2015, assumeva su di sé l'onere, ma anche l'onore di dirigere la biblioteca di Montevergine. Dunque lui si è trovato nella fase iniziale dell'avvio della catalogazione degli cunaboli di cui oggi presentiamo il catalogo e quindi ha vissuto sia la parte più squisitamente tecnica ma anche quella non meno impegnativa, anzi per certi versi molto più stressante, della ricerca dei fondi che fortunatamente si sono conclusi felicemente, perché abbiamo presentato una domanda per accedere, per rispondere a un bando della Regione Campania, la Giunta regionale della Campania ha erogato dei fondi, seppur minimi, che ci hanno concesso di avere questo prodotto. Quindi padre Gerardo Di Paolo ha iniziato proprio nella maniera più completa della sua, diciamo, avventura della direzione della biblioteca. Adesso gli passiamo la parola per sentire appunto quali sono le sue impressioni. Carissimi tutti, buongiorno. È un grande piacere accogliermi in questo prestigioso salone per condividere insieme un meraviglioso traguardo raggiunto dalla Biblioteca Statale di Montevergine. E in questo periodo estremamente difficile che vivono gli istituti di cultura, in cui non si hanno mezzi e risorse a sufficienza per affrontare e soddisfare le richieste del pubblico, vedere biblioteche in particolare di modesta dimensione
realizzare prodotti culturali di un certo spessore è qualcosa di eccezionale, va raccontato e divulgato. La pubblicazione di questo catalogo degli incunaboli di Montevergine viene alla luce, come è stato detto, a soli 2 anni di distanza dalla stampa di 2 tomi che compongono quello delle 500, finanziato da un contributo regionale. Significa tanto, come dice anche il dottore De Falco. Certo, non parliamo della stessa consistenza. Le 35 edizioni del 400 sono poca cosa rispetto alle 1021 edizioni del XVI secolo, ma sicuramente il valore che esse racchiudono resta inestimabile, ineguagliabile, tanto quanto la passione e l'impegno profuso dal personale coinvolto in questa, come dire, mission culturale. Non me ne voglia nessuno se le mie parole sono tutte di encomio e di gratitudine per l'operato svolto dai funzionari e dai collaboratori della biblioteca. Pur essendo tutti consapevoli che qualche imperfezione si può sempre rilevare in un lavoro così meticoloso del genere. Tale prodotto, che offre notevoli spunti di riflessione sia storici che artistici, grazie ai saggi iniziali, e un ringraziamento speciale va alla dottoressa Giuseppina Zappella, vuole soprattutto far parte di un progetto più ampio che mira a valorizzare tutto il patrimonio librario antico e moderno posseduto da questa codesta biblioteca. Lo ricordiamo anche in questa giornata. Il lavoro centrale in una biblioteca consiste nella catalogazione del proprio fondo librario al fine di conoscerne la realtà e la consistenza permanente, la consultazione, la fruibilità e verificarne in maniera corretta eventuali mancanze o possibili sparizioni. Perciò solo attraverso il catalogo si può mantenere costantemente alta la guardia per la salvaguardia del patrimonio che abbiamo. È proprio nell'ordinare in maniera scientifica e sistematica questi manufatti antichi abbiamo avuto modo di imbatterci in opere del Cinquecento, credute un tempo impresse nel Quattrocento, perché opere nutili delle carte, significative da considerare ai fini descrittivi, e quattrocentine erroneamente ritenute smarrite. Il lavoro catalografico, che è stato svolto operando su più fronti, l'inserimento delle notizie nel catalogo online, SBN, produzione del catalogo a stampe e uno virtuale, ha richiesto un impegno notevole e un costante raffronto con reperti specifici. Oggi in parte possiamo reperirli in rete. Infatti, quando si tratta di pubblicazioni antiche, e in particolare le edizioni sono vecchie di oltre 500 anni, è d'obbligo confrontare l'esemplare posseduto con quello descritto nei repertori ed esaminarne la copia digitale inserita in rete da altre biblioteche, allo scopo di essere precisi il più possibile nell'elaborazione delle schede. Le schede del catalogo a stampa replicate sul sito della biblioteca con parte dei contenuti linkabili sono più ricche di informazioni rispetto ai record bibliografici che troviamo sull'Opet e SBN, e che tengono conto anche dell'aspetto più artistico riscontrabile in alcune edizioni del 400, che riguarda i capilette laminiati e le illustrazioni a piena pagina. In questo modo il catalogo, oltre ad essere uno strumento di lavoro per gli addetti ai lavori, almeno ce lo auguriamo, diventa uno specifico strumento di conoscenza che dà modo di entrare in contatto con i primi prodotti dell'arte e della stampa e scoprire l'oggetto libro della vera opera d'arte. E per concludere voglio ringraziare i funzionari che si sono prodigati per questo volume così importante. Grazie.
Chiedo scusa, io vi devo lasciare, che purtroppo c'ho un appuntamento sul santuario, e vi dico anche che la nostra comunità è una comunità non ferma, che cammina, no? Stiamo lavorando a un progetto che adesso sarà presentato anche alla stampa fra poco, in questo mese di ottobre, quello che quest'anno Montevergine donerà al Santo Padre il presepe in Piazza San Pietro. In Piazza San Pietro sarà il presepe della Montevergine. Allora stiamo lavorando, prendendo i contatti, e adesso abbiamo un altro incontro per cercare di recuperare un po' di fondi, perché è un presepe a grandezza naturale e come tema è il presepe della misericordia, in stile napoletano settecentesco. Quindi in questa settimana sto incontrando un po' di persone e stamattina alle 11 mi aspettano sopra per continuare questo discorso, però avremo modo poi attraverso la stampa, oppure poi quando vi troverete a Roma a fare un giro in Piazza San Pietro proprio per ammirare il presepe donato da Montevergine, che io dico è il presepe donato dall'Irpinia al Papa Francesco. Buon lavoro e buona fortuna. Grazie, allora abbiamo saputo in anteprima questa notizia bellissima, che Montevergine sarà presente in Piazza San Pietro. Per riprendere brevemente il discorso molto importante che ha fatto il direttore Padre Gerardo Di Paolo sulla questione dei cataloghi, è una delle occupazioni principali della biblioteca, siamo d'accordo, cioè in biblioteca questo si dovrebbe fare, catalogare, che significa incrementare, aggiornare e tenere sempre in ordine i cataloghi. Ma non è solo più un impegno quotidiano al quale peraltro le biblioteche attendono normalmente, quindi è il loro lavoro, ma è anche una questione di sicurezza. Il riferimento che ha fatto, senza citarlo, padre Gerardo Di Paolo, era alla famosa biblioteca dei Girolamini di Napoli, che qualche anno fa subì un furto. La cosa più grave non è stato il furto in sé, ma è avere contezza precisamente di che cosa è andato smarrito, perché buona parte di quel materiale appunto non era catalogato. Quindi diciamo che tenere in ordine i cataloghi è un obbligo anche per questioni di sicurezza, e lo è a maggior ragione quando si parla, adesso vi do qualche informazione tecnica su questo catalogo sperando di non annoiarvi e di non scendere troppo nei dettagli tecnici. Diciamo che è importante aggiornare i cataloghi, a maggior ragione quando si parla di libri preziosi come appunto lo sono sicuramente gli incunaboli. È stato già citato dal sindaco Carullo, padre Placido Tropeano, indimenticato direttore della biblioteca di Montevergine, anzi è stato colui che si è inventato la biblioteca così come la vedete adesso all'interno del palazzo abbaziale di Loreto di Mercogliano. E lo facciamo anche noi, non solo per un debito di riconoscenza, abbiamo lavorato e lavoriamo continuamente sotto la sua benevola protezione, ma in questo caso anche perché uno dei due cataloghi dai quali abbiamo avviato il lavoro della catalogazione sistematica delle nostre edizioni del 400, era un inventario che il padre Placido pubblicò nel suo famoso libro alla biblioteca di Montevergine, nella collana della civiltà del Partenio, nel 1970. Era un catalogo parziale, naturalmente, perché non erano contenute anche altri esemplari che sono stati acquistati nel corso del tempo, grazie a qualche fortunata coincidenza di cui abbiamo avuto dei fondi da parte del Ministero dei Beni e Attività Culturali. L'altro catalogo al quale abbiamo attinto nella fase iniziale del lavoro era quello scritto dai nostri colleghi Anna Battaglia e Lucio D'Amore, pubblicato su una rivista Accademia e Biblioteche d'Italia del 1985. Entrambi questi due cataloghi erano appunto cataloghi parziali, per una semplice ragione che appunto erano editi tempo fa e quindi non erano aggiornati con gli incrementi che ci sono stati nel corso degli anni. L'elenco completo delle incunaboli del Montevergine conta 35 edizioni, che sono raccolte in 30 volumi fisici, perché alcuni di questi sono rilegati insieme, e nelle singole schede non abbiamo mancato di segnalare con la formula d'uso legato con, per cui si sa esattamente quali sono legati insieme. E sono 30 unità fisiche.
Padre Gerardo Livoro citava inoltre un caso che si rende per chi quando è stato redatto il catalogo da parte del Palazzo Europeano non aveva a disposizione di tutti gli strumenti che invece abbiamo adesso, per cui 3 cinquecentine dell'inizio del Cinquecento si trovavano in buona compagnia nell'armadio blindato insieme con i conapoli, ma non erano i conapoli, cosa della quale ci siamo accorti soltanto quando abbiamo avviato questa catalogazione sistematica, per cui queste 3 cinquecentine che un'opera del teologo francese Etienne Roulefebvre, un altro è San Bonaventura e l'altro ancora è Tommaso da Kempis, che sono dell'inizio del Cinquecento, ma poiché mancavano e mancano tuttora del frontespizio o del colofon, comunque di elementi che potessero farli individuare come libri appartenenti al Cinquecento senza equivoco, appunto erano stati dati da Padre Placido Tropeano come incunaboli, cose che invece non sono, sono stati spostati e sono andati a incrementare la raccolta delle nostre edizioni del Cinquecento. Dovendo descrivere gli incunaboli noi altri adesso, quando abbiamo avviato il lavoro, ci siamo posti il problema di quale regole, di quale standard utilizzare. Poiché noi siamo degli strenui sostenitori di SBN, il Servizio Bibliotecario Nazionale, non abbiamo avuto difficoltà a scegliere di uniformarci allo standard che è quello che si attua per la descrizione dei volumi all'interno di SBN, di questa rete nazionale del Servizio Bibliotecario Nazionale. Diciamo subito che lo standard internazionale per il libro antico si è manifestato non sufficiente alla descrizione degli incunaboli, che per le loro caratteristiche sono dei volumi che avrebbero bisogno di una descrizione più articolata e più complessa, ciò che non è in grado di fare utilizzando lo standard attualmente in vigore. Tuttavia, come dicevo, perché la nostra scelta è stata quella di inserirli in SBN questi incunaboli, ci siamo attenuti, pur con i loro limiti, a questo standard. Che cosa significa questo? Che soprattutto per ciò che riguarda la parte delle note, quella nella quale parte noi abbiamo inserito anche le note di esemplare, cioè di che condizioni si trova questo esemplare, il tipo di legatura che presentava, carte controguardie, carte di guardia e tutti questi particolari, all'interno di SBN vanno per forza di cose descritte in una... bisogna fare un capolavoro di sintesi, insomma, per dire tutto senza sforare lo spazio di una tabella che tra l'altro è soltanto di 250 caratteri, quindi molto poco. D'altra parte, delle nostre 35 edizioni del 400, la gran parte erano notizie già presenti nella rete SBN, cioè erano state già descritte da altri colleghi delle biblioteche italiane. Devo dire anche che quando abbiamo poi riscontrato queste notizie che c'erano già in SBN con i nostri, si è resa se necessario sempre qualche integrazione o qualche correzione addirittura, però anche in questo caso la comunità di bibliotecari, la comunità italiana di bibliotecari, è sempre disponibile a ritornare sulle notizie per fare in modo che le descrizioni che poi si trovano in rete siano coerenti e non ci sia alcun equivoco nell'identificarle con quella che si possiede. Delle 35 incunaboli, dicevo, la gran parte esisteva già, ma sono ben 9 quelle che abbiamo dovuto inserire noi e che quindi hanno il nostro identificativo, si sa chi le ha messe, eventualmente qualcuno volesse andare a vedere se abbiamo fatto bene o male il lavoro, è facilmente individuabile. Un altro repertorio importante che abbiamo utilizzato, a parte i due cataloghi che ho citato prima, è il catalogo che è curato dalla British Library, il cui acronimo è, lo dico in italiano, ISTC, Incunabula Short Title Catalog, che è un catalogo importantissimo, innanzitutto perché ha il vantaggio non da poco di poter essere consultato online, e soprattutto perché allo stato attuale è il repertorio più vasto di censimento di edizioni del 400, non soltanto in Italia e in Europa, perché si sanciscono anche le edizioni che si trovano al di fuori dell'Europa.
Certo, la descrizione che troviamo in ISTC non è quella che i bibliotecari possono ritenere soddisfacente, però innanzitutto c'è la notizia e poi c'è un rinvio alle singole biblioteche che lo posseggono, delle quali evidentemente si può andare a consultare il catalogo, l'OPAC, e ancora di più importante, c'è quasi sempre un link alla copia digitale che le biblioteche che posseggono quell'esemplare hanno tratto ed è quindi facilmente consultabile. Anche qua, immaginate, dovendo fare dei riscontri, si ha una copia che si può scaricare in un formato PDF sul proprio computer e quindi si fa agevolmente i controlli. Benché si tratti di un hub, quindi non è detto che poi ci siano i riscontri sempre precisi. Oltre gli STC abbiamo consultato anche IGI, che è l'Indice Generale degli Incunabili, il catalogo italiano, che però purtroppo non è reperibile online. Quindi a meno di non avere tutti i volumi, cosa che noi in biblioteca qui non abbiamo, bisognava poi attenersi ai STC dove IGI è citato. E dunque, partendo da SPN, avendo fatto questa descrizione della rete nazionale SPN, quando poi abbiamo redatto questo catalogo a stampa, abbiamo cercato di fare una scheda un po' più ampia, soprattutto, come dicevo prima, nella parte delle note dell'esemplare, del nostro esemplare. E alla fine, quindi, questa descrizione che troverete in questo catalogo non è quella short che si può trovare in SBN o in STC, ma non è neanche quella di tipo diplomatica, che è un termine questo che la Francesca Nepoli dell'Università di Genova, grande studiosa di incunaboli, ma soprattutto studiosa delle problematiche relative all'inserimento degli incunaboli in SBN, si è posta, per cui anche lei sostiene che una descrizione che sia compatibile con i parametri della consultabilità nella rete debba essere appunto una via di mezzo tra una descrizione veramente ristretta e una più ampia invece appunto di tipo diplomatica, ciò che abbiamo cercato di fare in questo catalogo. Per ciò che riguarda le chiavi di accesso alle nostre schede, abbiamo sempre individuato l'autore personale al quale abbiamo intestato la scheda, che è la prima, primo carattere che si trova subito dopo la collocazione delle nostre schede. E sono tutti autori personali, tranne tre casi che sono autorienti, e sono la Bibbia, che è descritta alla scheda 10 di questo catalogo, poi una chiesa cattolica, sarebbe il famoso Picouchy, un libro d'ore del 1498 stampato a Parigi, sul quale si è appuntata l'attenzione della nostra amica e collega Giuseppina Zappella, che approfittiamo per ringraziare perché anche questa volta non ha voluto mancare di darci il suo sostegno come fu per il libro per il catalogo delle Cinquecentine, e quindi ha scritto un saggio di cui dopo ci parlerà lei, appunto sui libri d'ore e sul nostro Picouchy in particolare. Il terzo incunabolo nostro, che presenta un'intestazione all'ente, quindi non un'intestazione di tipo personale, è quello che è descritto alla scheda 29, in cui l'autore è il Regno di Sicilia. Per ciò che riguarda il titolo, gli incunaboli non sempre, anzi quasi mai, presentano frontespizio, perlomeno non nella misura così formalizzata, così come lo vedremo qualche anno dopo, già dall'inizio del Cinquecento in poi, per cui non è sempre facile individuare il titolo, sicché in assenza di un frontespizio si ricorre all'incipit, in assenza dell'incipit gerarchicamente si ricorre all'explicit e se ne dà poi notizia in nota, specificando da dove si tratta il titolo che si è utilizzato per descrivere l'incunabolo. Le indicazioni di pubblicazione sono contenute generalmente nel colophon, nella parte finale del volume, abbastanza chiare, alcune c'è il dubbio che si tratti appunto di quell'anno in cui è stato stampato davvero o meno, però tutto ciò che il bibliotecario aggiunge, di cui non ha certezza, lo aggiunge tra parentesi quadre, per cui si capisce che è una sua integrazione, evidentemente sempre verificabile poi successivamente. Lo stesso discorso vale per la descrizione materiale, cioè il numero delle pagine e delle carte di cui è composto l'incunabolo. Molto spesso anche qua non troviamo alcuna indicazione di pagine e quindi in questo caso è semplice, si fa il lavoro che piace al bibliotecario, cioè quello di sfogliarsi il libro e di contare le pagine e alla fine si dà l'indicazione del totale delle pagine tra parentesi quadre. Un po' più difficile è ciò che riguarda l'indicazione della segnatura, cioè quel sistema complesso che serve ad indicare con le lettere dell'alfabeto in genere
i fascicoli e il numero di carte contenute all'interno di ciascun fascicolo. Quando la segnatura manca, e sono tanti i casi in cui la segnatura non c'è, bisogna, se si è in grado, ricostruirla, magari facendo riscontro con altri esemplari, e in quel caso però la si trascrive con numeri arabi, con il numero in esponente in alto che corrisponde al numero di carte che sono all'interno di ogni fascicolo. Sulle nostre note dei nostri esemplari ci siamo intrattenuti ampiamente, perché come dicevo prima abbiamo dato indicazioni anche del tipo di legatura. In molti dei nostri incunaboli, che sono per la verità quasi tutti in buone condizioni, siamo riusciti a risalire pure al periodo in cui è stato fatto un restauro, quasi tutti fatti abbastanza bene, perché in genere il restauratore appone un timbro o un cartiglio che in genere pone sulla controguardia posteriore. E abbiamo dato diciamo, notizia delle condizioni in cui si trova il volume. Le carte di guardia, ad esempio, su due carte, su alcune carte di guardia di due volumi di Giacomo da Varazze, si trovano delle, molto leggibili anche delle filigrane relative alle cartiere Fabriani, Miliani di Fabriano. E in quel caso, poiché era uno di quei casi in cui mancava l'indicazione del periodo in cui era stata effettuata il restauro, noi abbiamo addirittura telefonato all'Istituto Istocarta, alla cui responsabile abbiamo mandato una scansione di questa filigrana, e lei ci ha confermato che questa filigrana, la carta con questa filigrana, era stata prodotta in un periodo ben preciso, tra il 1940 e il 1960, e che ci ha consentito di datare anche il lavoro di restauro che era stato compiuto. E anche sui nostri incunaboli ci sono molti timbri storici, timbri della biblioteca e note di possesso. Laddove siamo stati in grado di individuare il titolare di questa nota di possesso, ne abbiamo creato una chiave di accesso. Per esempio, ho citato soltanto due note di possesso relative a due abati di Montevergine, entrambi della fine dell'Ottocento, Giovanni Battista Coscinà e Raffaele De Cesare. Del primo abbiamo una notazione manoscritta, del secondo invece De Cesare c'è un cartiglio su una controguardia anteriore con lo stemma dell'abate De Cesare, che è uno stemma molto, molto articolato e complesso, molto bello da vedere. Infine, quando abbiamo individuato delle varianti, ne abbiamo dato notizia. Il discorso delle varianti è un discorso molto difficile, perché bisognerebbe riuscire a fare un confronto molto ampio, ciò che evidentemente non è sempre possibile, perché non tutto purtroppo si trova disponibile in copie digitali, e quindi soltanto in due casi abbiamo individuato delle varianti e ne abbiamo dato notizia. Le nostre schede si completano con un apparato di indici, che è quello consolidato, che è utile per i cataloghi di questo tipo. Nel primo indice che abbiamo riportato abbiamo messo l'indice delle intersezioni principali e secondarie, in cui, forzando forse un po' le norme, diciamo, abbiamo inserito non soltanto i curatori o i traduttori presenti nelle opere, ma anche persone che magari avevano scritto semplicemente un componimento poetico, o addirittura, facevo il caso prima della filigrana delle cartiere Miliani di Fabriani, abbiamo inserito in questo indice delle intersezioni principali e secondarie anche le cartiere di Miliani di Fabriani, per dare modo di dare un'ulteriore chiave di accesso ai volumi. C'è una parte importante alla fine dell'introduzione che ho scritto io, e che è quella che riguarda i ringraziamenti, per chi, come vi dicevo prima, le edizioni che abbiamo reperito in rete andavano tutte quante verificate. Infatti, su tutte quelle che avevamo già trovato in SBN c'è stato bisogno di fare perlomeno qualche integrazione. E poiché, come dicevo prima, la disponibilità dei colleghi delle altre biblioteche è sempre stata massima, allora ci siamo sentiti in dovere di fare un elenco, una tavola gratulatoria, tutte le persone che hanno risposto, e soprattutto poi si sono dimostrate, dopo i dovuti confronti fatti con il libro alla mano via telefono, si sono dimostrati disponibili ad apportare le integrazioni e le correzioni che avevamo proposto noi altri noi. Un ringraziamento particolare va alla Biblioteca Nazionale di Napoli, alla collega Simona Pignalosa, che doveva essere qua stamattina
dell'Ufficio Libero Antico della Biblioteca Nazionale di Napoli, ma che non è potuta essere presente per motivi personali, con la quale c'è stato in questi ultimi 2 anni un contatto pressoché continuo, sia per chi, buona parte dei nostri inconabili li posseggono anche loro, anche se non hanno ancora dato, ne hanno dato ancora notizia all'interno della rete, sia soprattutto per chi l'Ufficio Libero Antico della Nazionale di Napoli può vantare appunto delle professionalità di altissimo livello, quindi per me è stato anche molto confortante potermi confortare quotidianamente con loro. E, ciò detto, anche gli incunaboli di Montevirgine dovevano far parte all'inizio del corredo delle celle, c'è una parte della regola benedettina che osservano loro in cui si parla dei libri e del modo con cui devono essere tenuti e curati questi volumi. Quindi per questo motivo, perlomeno il nucleo originale degli incurabili di Montevergine, sicuramente esisteva già a Montevergine da molto tempo, anzi in occasione della presentazione del catalogo delle Cinquecentine di 2 anni fa, ci rendemmo conto che nonostante il fatto che Montevergine fosse, come in parte ancora adesso, una zona remota di non proprio agevole, facile da raggiungere, nonostante ciò già dall'inizio della sua vita la congregazione di Montevergine poteva contare su beni di ogni tipo, tra cui anche i libri, che a dispetto della montagna impervia e quindi della difficoltà di salire sul Monte Vergine, comunque riuscivano ad arrivare. E quindi sin dall'inizio anche i libri antichi erano presenti a Monte Vergine. Per questo motivo, anche per ciò che riguarda gli incunaboli, abbiamo dedicato un saggio all'interno del nostro catalogo all'esame del fondo degli incunaboli nel contesto della vita della congregazione. Questo saggio è stato scritto dalla collega Anna Battaglia, alla quale pertanto io passo il microfono adesso.